Come blocco? Il blocco sostanzialmente lo facciamo noi lunghi, può essere vicino o lontano dal canestro e si cerca di fare il migliore possibile per liberare le nostre guardie. La posizione è una posizione dove ci mettiamo abbastanza bassi, con le gambe larghe e i gomiti devono essere dentro al raggio delle proprie spalle, quindi non troppo sporgenti, ma stare così. E dobbiamo essere bassi, abbastanza duri, perché nel frattempo gli altri lunghi cercano di spingerci e cercano di contrastarci rubandoci la posizione. Noi la cerchiamo di fare il meglio possibile, perché se riusciamo a fare un buon blocco per i piccoli, oltre che riuscire a liberar loro, riusciamo a trarne vantaggio anche noi. Sembra semplice da fare, semplice per voi sicuramente da vedere. E noi lunghi invece, quando prendiamo posizione, già bisogna fare a spallate, a ginocchiate, un po' a calci ogni tanto con gli altri lunghi, e i piccoli, quando cercano di inseguire gli altri, insomma, avversari, sgomitano, quindi a livello del bacino, delle anche o della pancia, delle volte si possono prendere gomitate molto forti e i contatti sono molto duri. E purtroppo ogni tanto a noi lunghi ci toccano anche colpi in zone proibite, se vogliamo, perché insomma, dato che noi siamo alti intorno ai 2 metri, 2 metri e 10, ci sono piccoli piegati su un gomito, cercano sì di prenderci sul fianco, perché comunque sia il gesto atletico e sportivo, la zona dove si prende il contatto è questa. Spesso il bloccante, cioè chi riesce a fare il blocco in attacco, riesce a fare anche molti punti facili, tipo Josh riesce a schiacciare e io Dada ci accontentiamo di un semplice appoggio. E perché? Perché la difesa, sia quello, il nostro difensore, quello del bloccante, e sia il difensore della guardia, sono molto più preoccupati a inseguire il piccolo che sfrutta il blocco, e molte volte riusciamo a trarne vantaggio anche noi, ecco.